L'esigenza è quella di adeguare lo stadio Adriatico Cornacchia agli standard attuali richiesti dalla UEFA per impianti utilizzati da club di Serie A e Serie B. Un iter che il sindaco di Pescara, Carlo Masci, vuole velocizzare compatibilmente con la burocrazia. Un primo passo compiuto la scorsa settimana con il sopralluogo compiuto assieme al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, e al rappresentante della soprintendenza, l'architetto Aldo Pezzi. Domani un altro passaggio importante, visto che Masci e Sebastiani saranno proprio negli uffici della soprintendenza Chieti per un incontro che dovrà porre le basi del progetto di riqualificazione dello stadio Adriatico Cornacchia. Ci incontreremo a Chieti con la soprintendenza regionale, insieme sempre al presidente Sebastiani, per entrare più nel dettaglio, perché se si completerà questa opera si dovrà completare velocemente nei prossimi anni, sarà un'opera importante. Vediamo che cosa dobbiamo salvaguardare, perché lì ci sono le colonne, c'è il colonnato di Piccinato che deve essere sicuramente salvaguardato. Il presidente Sebastiani, quindi la Pescara Calcio, si sono resi disponibili a realizzare una pista d'atletica in un altro posto prima di smantellare quella che c'è attualmente nello stadio e che nel progetto nuovo dovrebbe essere smantellata e realizzata in un altro sito, perché Pescara ha una tradizione sportiva legata all'atletica importante che deve essere mantenuta, ma nello stesso tempo vogliamo avere, Pescara vuole avere uno stadio che sia veramente all'avanguardia e pronto ad affrontare le sfide che ci si presenteranno davanti. La speranza per il primo cittadino è di arrivare al traguardo prima della scadenza del mandato. Io me lo auguro, certo, spesso in Italia mettere insieme le carte è più difficile che fare l'opera. Questa è un'opera ciclopica, è un'opera di molti, molti milioni di euro. Io la promessa che faccio è che non perderemo neanche un giorno per far viaggiare le carte e per far cominciare l'opera.